informata post. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati con Metropolis. Grazie per essere qui con noi anche oggi. Potete telefonarci allo 02 43 43 34 34 per parlare in diretta con noi. Potete mandarci WhatsApp. Io saluto e ringrazio in studio qui con me Margherita Carusi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito. Candidata Azione Italia Viva per queste regionali, circoscrizione di Milano e Milano e provincia. Esatto, sì. Allora saluto anche Paolo Romano, candidato per il PD. Buongiorno, grazie mille dell'invito. Sempre Milano provincia. Sì, assolutamente sì. Oggi puntata super giovane con appunto tra i candidati più giovani, no? Insieme a ovviamente qualcun altro che vi abbiamo presentato nel corso di queste puntate che ci portano a delle elezioni regionali e nel mentre ci mancava anche Sanremo. Sanremo, abbiamo detto noi, tra le polemiche che sta facendo anche rilasciare dichiarazioni da parte dei leader dei partiti, alcuni che vi rappresentano. Abbiamo sentito Letizia Moratti, che manderemo in onda anche nel nostro TG, dire che Sanremo, nel momento in cui lei era in Rai, l'aveva portato un po' più alto con gli ascolti, però questo è il record. Record anche perché, insomma, non solo la presenza dell'influencer Chiara Ferragni, ma tutto quello che rappresenta, no? E da donne per combattere su questi diritti lei l'ha fatto in una maniera un po' diversa. Abbiamo anche qualche immagine per portare, diciamo, l'autodeterminazione delle donne. Ha fatto questo racconto, questa lettera, parlando di se stessa ancora una volta, mettendosi in mostra, e ha scatenato un po' l'applauso del pubblico in sala e anche le critiche sui social. Come la vedi? Questo, come tutto quello che fa Chiara Ferragni. Allora, io non sono una grandissima fan del Festival di Sanremo, non perché non mi piaccia, perché ammetto non sono una che lo seguo particolarmente, ma sono rimasta molto incuriosita naturalmente, perché oltre a essere il festival della musica, ormai è diventato quasi un festival che porta con sé tante altre dinamiche sociali, politiche, se pensiamo a tutta la storia di Zelensky. Per quanto riguarda l'intervento di Chiara Ferragni, io ho apprezzato molto il suo ingresso con il vestito e lo scialle Pensati Libera. Quello mi ha ricordato intanto Alexandra Ocasio-Cortez, quando si presentò con il vestito bianco e sopra Tax the Rich, quindi un messaggio sociale molto forte e molto d'impatto. E quello, secondo me, immediato, e pensando a quante persone guardano il festival, anche importantissimo. Per quanto riguarda la sua lettera a una lei più bambina, può sembrare con dei concetti quasi banali o comunque triti e ritriti, ma purtroppo non è così, e soprattutto pensiamo che il festival arriva veramente in tantissime case di tutti gli italiani, e quindi forse anche ribadire questi concetti che ormai per molti dicono ma basta, si parla solo di donne, ma eppure c'è ancora talmente tanto da fare che è importante farlo. Paolo Romano, Matteo Salvini stamattina ha dichiarato e ha detto: se c'è ancora qualche causa che va difesa a Sanremo, vuol dire che nel tema dei diritti delle donne noi siamo indietro, no? Perché ci sono cose che vanno al di là del festival e gli italiani hanno cose più importanti a cui pensare. Potere al popolo ha fatto un tweet, noi l'abbiamo anche ripreso: pensati libera, perché se nasci povera, libera ti puoi solo immaginare. Così hanno commentato loro. Quindi diciamo che questo se lo possono permettere chi ha una carriera come quella della Ferragni. Ma io credo che il tema principale sia che esiste ancora un pezzo di artisti, di personalità note in questo paese, che utilizza la propria influenza in maniera sana per portare dei temi che vengono esclusi dal dibattito pubblico. Chiara Ferragni non è, secondo me, no, un esempio su tutto, però credo che sul tema quantomeno dei diritti delle donne abbia fatto, pur dicendo cose che per molti di noi sono quasi banali e normali, abbia fatto un pezzo di servizio pubblico. La vera domanda che dovremmo farci è: perché serve che una persona che sotto tanti aspetti, ad esempio per i miei valori, non rappresenta esattamente un punto di riferimento, vada in televisione a parlare di questi temi, perché se ne parli? Noi siamo ancora un paese purtroppo maschilista, e lo vediamo in tante diseguaglianze di genere estremamente radicate, in tanti diritti mancati delle donne, e credo che su questo un personaggio come Matteo Salvini, che ha fatto della battuta facile anche verso le donne in passato, ricordo i tempi in cui, insomma, a Pontida si lasciava andare alcune affermazioni, penso non abbia diritto di parola, perché il servizio che ha fatto alle donne di questo paese è stato solo quello di
ricondurre al ruolo di madri e di donne del focolare, quando sappiamo benissimo che invece abbiamo bisogno di una parità di genere che nel mondo del lavoro, nella cura, nel lavoro di cura dei propri familiari, riequilibri finalmente in questo paese il peso che oggi è più sulle spalle delle donne. Allora, sentiamo anche cosa ne pensano da casa con le nostre telefonate. Pronto? Sì, buongiorno Stefania, sono Edoardo da Milano, buongiorno ai tuoi Buongiorno. ospiti. Allora, io sono in linea di massima d'accordo con quello che ha appena detto Paolo Romano. Aggiungerei che questo è un governo, diciamo, governato dalla prima premier donna, però è un governo che ha anche cancellato opzione donna, quindi c'è qualcosa che magari non quadra. Esatto. Ho letto alcune polemiche sull'intervento di Benigni, ma secondo me si è trattato di un momento di alta televisione, perché ogni occasione secondo me è buona per rimarcare i valori veri fondativi di questa Repubblica. Poi la Costituzione deve essere declinata nei comportamenti di ognuno, in primis da parte dei politici. Per quanto riguarda l'intervento di Chiara Ferragni, Paolo Romano ha detto una cosa giusta, è un esempio che va portato avanti, poi indipendentemente dall'influencer o meno, perché vanno anche valorizzati altre attività che possono riscattare la donna, ma il discorso della Ferragni era anche basato sull'impegno personale che porta poi ad affermarsi nella vita. Certo, poi qualcuno ha anche detto che la Ferragni magari ha sofferto da giovane, salvo poi ritrovarsi a 35 anni già milionaria, però questo è un altro discorso. Mi aspetterò nei prossimi giorni polemiche ben più elevate quando interverrà al Festival di Sanremo Paola Egonu. Grazie, Grazie, buon grazie per pomeriggio. averlo detto. Anche per questo, insomma, Salvini si è espresso. Io vi parlo di lui perché non ho il centrodestra qua in studio, che è rappresentato via Skype da Cristina Rostello, che ancora non è connessa con noi, quindi vi do anche degli input di riflessione perché giustamente siamo anche in par condicio. Ha parlato di Egonu e ha proprio detto: speriamo però che non faccia la solita cosa sul razzismo, un po' banalizzandolo e un po' comunque dando per scontati dei temi che scontati non solo, e Sanremo non è proprio la piazza per fare questo. E aggiungerei io invece un tassello: c'è uno scontro un po' quasi politicizzato tra dei VIP che si sentono più di centrosinistra e il centrodestra, che però poi alle elezioni è stato votato. Ma questo secondo me è uno dei grandi problemi nel nostro paese, dove essere politicizzati è una cosa negativa. Sì. Cioè, esporsi in politica, insomma, perché la politica sembra questo mostro brutto. Ecco, invece questo a mio avviso non dovrebbe essere così, anzi bisognerebbe riportare la politica a quella che è l'arte di governo, quindi a una cosa nobile, valorizzata, succede in Francia, succede in tanti altri paesi europei a cui dovremmo aspirare. Quindi sono d'accordissimo, bene che anche i personaggi pubblici, perché oggi gli influencer sono dei personaggi pubblici, nolenti o volenti, preferisco che si espongano su temi come appunto contro il razzismo, a favore delle donne, a favore dei giovani, piuttosto che parlare solamente di integratori alimentari. E colgo anche uno spunto che hai suggerito prima tu: abbiamo una premier che è donna, che è giovane, e allora io mi aspetterei che parlasse più di donne e più di giovani. Ecco. Telefonata, pronto? Buongiorno carissima. No, Buongiorno, buongiorno. Ha visto Sanremo? Stava guardando Telenova, giustamente. beh, sì, non lo vedo quasi mai. Adesso, a prescindere, Stefania, io sono uno che la musica l'ha fatta da giovane, quindi so benissimo, ma erano altri musicisti. Suonavo i Pink Floyd, suonavo altro tipo di musica. Questa non è più musica, è solo business. Il concetto di musica è stato totalmente travisato. Cioè, è inutile che ci lamentiamo. Cioè, qui non si può venire a decantare un festival per solo pub. E poi c'è da fare un discorso molto più ampio. È la RAI che è da mettere sotto processo. Finché la RAI è gestita ed è un carrozzone di questo tipo, ma di cosa stiamo parlando? È questo che non Grazie. mi piace. La saluto Un carissima! saluto, grazie. Grazie. Beh, poi c'è il tema della TV di Stato, dei ruoli, il fatto che la presenza del presidente Mattarella fosse stata scoperta da alcuni del CDA proprio in conferenza stampa, quindi dicono siamo stati tagliati fuori da Amadeus, in questo caso Presta, che è il suo manager. Questo è un altro discorso. Facciamo vedere anche le foto, oltre che della Ferragni, di Blanco, che ha fatto un gesto, il cantante che l'anno scorso ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Mahmood,
Mahmood un gesto che non è piaciuto, ovvero di spaccare i fiori del festival proprio in un momento in cui lui non riusciva a sentire dalle cuffiette. Poi adesso c'è chi la spaccia per una coreografia organizzata, in realtà ha distrutto tutti i fiori. Toti, che è il governatore, ha sottolineato anche il gesto, e tra l'altro, visto che qua abbiamo due ospiti giovani, ci ha pensato poi Gianni Morandi con la scopa a spazzare via i fiori. Allora qui abbiamo anche un gender gap. Ma no, io penso che sia un caso isolato, non so se sia una coreografia, non so se sia una roba invece dovuta alla rabbia, ma sinceramente non mi concentrerei su una buttata di questo tipo, e trovo che la politica dovrebbe occuparsi di cose un po' più alte che dei fiori rotti da Blanco. Io mi vorrei soffermare su quello che ci hai riportato tu, su un Matteo Salvini, il vice premier di questo paese, che dice di fronte a una pallavolista di fama internazionale che ha portato la nostra nazionale in alto, che si è allontanata a un certo punto dalla nazionale perché ricoperta da insulti razzisti da parte degli stessi tifosi dell'Italia, lo ricorderete, è notizia di cronaca, e dice: vorrei che non parlasse di razzismo. Ecco, io penso che Matteo Salvini sia molto lontano dalla realtà. Sono stato qualche giorno fa a parlare con la comunità srilanchese, una comunità molto ben integrata a Milano, che lavora tanto, che produce reddito, contributi, cultura, e una ragazza di 17 anni mi ha interpellato raccontando come lei e sua sorella più grande vivano tutt'oggi a scuola, nei colloqui di lavoro, un razzismo fortissimo, non essere considerate ai colloqui perché si ha la pelle di un altro colore, chi ti deve affittare casa che quando legge il tuo cognome storce il naso. Io spero che Paolo Egono parli di razzismo e parli anche del fatto che, nonostante lei sia una star, una sportiva di altissimo livello, questo razzismo non si è fermato. Pensate cosa succede in questo paese a una persona normale. Allora, lui ha detto: spero non faccia tirata sull'Italia, paese razzista, non che non parli di però, razzismo. Però il problema è che l'Italia è un paese oggi ancora razzista, lo dicono i dati, lo dice la realtà. Poi lo saranno anche altri paesi, ma io inizierei a cambiare il nostro. Allora, ci scrivono da casa: io pago la Rai per vedere certe persone che fanno disastri, l'avrei bannato a vita. Telefonata, pronto? Ah, buongiorno. Buondì Michele. Purtroppo oggi le persone che vivono non sono le più forti, ma sono quelle che si sanno adattare ai tempi. Sanremo io non l'ho guardato, però ho visto ho cambiato quando ho sentito la solita predicozza di Benigni, che oramai non fa più effetto, visto il Presidente della Repubblica, anche ho girato, perché poi mancavano il clown, ricchi premi, Cotillon e fascia d'oro per la Miss, e partiva il circo di Sanremo o anche il circo di Carnevale. Quello non è più un festival della canzone, quello è proprio una zuppa, una macedonia di chi trova l'escamotage migliore. Ma chiaro, la canzone, chiaro, grazie, cosa Michele. C'entra? Cosa c'entra la canzone? Ecco, lui quindi ci ha risposto, ci ha detto: più finto per benismo. Allora, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco, vi aspettiamo. Rieccoci in studio. Allora, grazie per l'attesa, sto leggendo i vostri messaggi. La Costituzione non si difende al Festival di Sanremo, e insomma, ovviamente ancora una volta però questi monologhi da Benigni a Fiorello, adesso la Ferragni e chi via dicendo, comunque fanno parlare inevitabilmente, quindi probabilmente l'obiettivo è raggiunto. Ma anche i politici, eh? Io in realtà colgo l'occasione per rispondere a quanto ci ha sottolineato, ci hanno sottolineato da casa. Il Festival di Sanremo, benissimo, importante, un'istituzione del nostro paese, ma forse dovremmo un attimo rivedere le nostre priorità. Cioè, qualcuno che parlasse delle imminenti regionali c'è? Perché tra qualche giorno si vota in Lombardia e in Lazio, si vota le regionali, quindi delle elezioni che toccano temi della quotidianità di tutti noi, salute, trasporti, formazione, lavoro, quindi non cose propriamente secondarie, e non se ne parla. Le persone ovviamente non sanno. Allora, noi certo, abbiamo anche un po' di comunicazione di servizio, quindi ne approfittiamo per fare vedere anche come si vota, visto che domenica e lunedì si andrà a votare e voi siete candidati. Lo vediamo insieme e poi ovviamente ne parliamo un secondo.
Si può votare mettendo una croce sul nome del candidato presidente su una lista a lui collegata. Se si vota solo il presidente, il voto viene attribuito solo a lui. Se si vota una lista, il voto viene esteso anche al presidente. Oppure esiste la possibilità del voto disgiunto, votando un presidente e una lista collegata ad un altro schieramento. Eccoci qua, stavo leggendo anche i vostri messaggi che ovviamente arrivano ancora su Sanremo. Buongiorno da ex bassista di musica punk, mi stupisco che ci siano italiani che guardano ancora i festival di Sanremo. Quando la mediocrità regna sovrana, Blanco si è inventato il caos sul palco cercando un po' di notorietà, cosa fatta negli anni 70 da decine di gruppi rock, scrive Enzo da Milano. Ovviamente vabbè, si continuerà ovviamente a parlare anche di questo. Nel mentre, nel video, quindi si dice fate la X, fate per appunto governatore, presidente e candidato, e poi si scrive anche il nome a fianco. Si possono scrivere un uomo e una donna, ma se mettete due dello stesso sesso il voto è nullo. La seconda preferenza viene annullata. La seconda preferenza, pardon, viene annullata, esattamente. Quindi se fate, tu hai fatto un ticket con qualcuno? Io sì, sono Carusi e Francesco Asciotti, quindi donna o uomo. E quindi Carusi e Asciotti va benissimo per quanto riguarda il terzo posto. Tu, qualche donna, sei vedo solo? Io lavoro con due persone che sono molto in gamba su temi diversi: Carmela Rozza sulle case popolari e la sanità, Diana De Marchi sul tema del lavoro e dei diritti. Quindi si può scrivere Romano e poi uno di questi due cognomi o una delle tante donne molto in gamba della nostra lista. Però Rozza e De Marchi no, perché la seconda verrebbe tolta. Quindi mi sembra che abbiamo spiegato abbastanza bene almeno questo. Nel mentre però ai seggi ci sarà una fila unica, uomini e donne insieme per tutelare i diritti del transgender. Si dirà, è la fila lunghissima quest'anno. Vediamo l'affluenza, perché pare che non sia poi così tanto. Ma la fila unica non vuol dire per forza che devi fare un'unica fila, ne puoi fare anche 2, 3, 4 per gestire il flusso. Il tema è che non c'è più una fila che porta a un registro blu e una fila che porta a un registro rosa. Questo è un po' il tema. A me aveva sempre colpito da piccolo l'idea che ci fossero due colori diversi per identificare uomini e donne come se venissimo da mondi diversi, e credo che le persone siano persone. Mi sento anche di ringraziare tantissimo Gaia Romani, l'assessore al Comune di Milano, per me anche una cara amica con cui ho fatto quasi tutto il mio percorso politico, per questa scelta, che è una scelta che non danneggia nessuno, perché ti metti in fila come prima, ma magari per qualcuno può essere importante sentirsi un po' più libero, un po' più libera. Sei d'accordo? Io sono d'accordissimo, perché credo che questa sia una misura al passo coi tempi, cioè niente di più. Voglio dire, da quando ci registriamo su un sito non siamo più obbligati a definirci in un solo genere. Insomma, questo è solamente un piccolo esempio, ma penso che questo non mini all'efficienza di come sarà gestito il voto, perché le persone sono le stesse, semplicemente ci siete su due file che sono miste, e quindi il ragionamento che sta alla base e che secondo me vince su tutto è che non danneggiamo nessuno, anzi stiamo valorizzando, proteggendo la libertà di alcune persone che potranno quindi vivere il voto in maniera più tranquilla. Già votiamo in pochi, se uno deve andare pure con l'ansia a votare. Telefonata, pronto? Buongiorno, ascoltateci della cornetta, buongiorno. Stefania, scusi. Sì. Io volevo dire che Sanremo non lo vedo perché c'ho altre cose da vedere, ovviamente. Va bene. Giusto? Sì. E un'altra cosa. Sanremo deve essere visto con molta distacco da un certo tipo di politica. E invece non lo fanno. E questo è il dramma. Saluti carissima. Un saluto, grazie. No, giustamente non lo fanno perché toccano dei temi sociali che poi sono di interesse di tutti, ed è il motivo per cui ovviamente ne parliamo, e anche per sapere che cosa ne pensate voi di tutto, no? Perché ovviamente dobbiamo scegliere una persona che ci rappresenti al 100%, e quindi dobbiamo capire qual è l'opinione che avete un po' su quello che può essere anche l'attualità. Nel mentre, appunto, c'è invece chi si sta concentrando e ci stanno arrivando dei messaggini sul gender, differenza di genere, mettiamola in italiano che così è più chiara per tutti, per quanto riguarda anche i bambini, quindi la scelta, non so, di alcune realtà, e facciamo esempio catene di fast food famosissime che non differenziano più i giochini maschio e femmina. La condividete? Ma assolutamente sì. Io, guardate, faccio... Bimba si vuole vestire da fata, un bimbo vestito da fata, lo può fare? Ma certo. Allora, io ho fatto fino a ottobre il capo scout.
E penso che una delle cose più belle dello scautismo sia il fatto che io facevo una volta il pirata, una volta se mi andava facevo la fata o facevo il cavallo. Allora io non riesco a capire perché dobbiamo rinchiudere in un ruolo le donne, gli uomini, le persone in generale in questo paese. Avevo amiche che quando facevamo la guerra dei bastoni a 8 anni erano molto più brave e più forti di noi, e forse anche perché sono molto scarso a calcio, anche su quel campo ce le davano di santa ragione. Dobbiamo uscire un po' dai ruoli di genere. Ognuno deve essere libero di essere la persona che vuole essere, senza stare troppo a pensare a queste cose. E credo che il solo fatto che serva un dibattito su questo sia sintomatico che ci siamo un po' rinchiusi in degli steccati che non servono. A me piace mettere i maglioni, mi metto i maglioni. Mi piacesse mettere le camicie, metterei le camicie. Mi piacesse mettere la giacca verde, molto bella per di più, che ha la collega qui, metterei quella giacca. Sì, e sei d'accordo, Margherita? Allora, lo sono molto perché penso che sia importante uscire dalle categorie. Quindi oggi la donna è empatica, la donna è madre, la donna è amorevole, l'uomo invece è deciso, è razionale. E allora io che sono ingegnere, che invece sono una abbastanza quadrata, cioè sono strana allora. E soprattutto penso che sia giunto il momento di proporre dei role model che siano di ispirazione per i bambini. Pensiamo a Samantha Cristoforetti. Cioè, fare l'astronauta è cosa da uomini? No. Fare l'insegnante è cosa da donne? No. Eppure ci hanno insegnato questo. Quindi dobbiamo rompere queste gabbie. E per romperla diciamo che dobbiamo togliere alcuni vincoli, che sono quelli legati per esempio al colore. Giusto? Sì, ma semplicemente... non poniamo più vincoli come li abbiamo posti in passato, basta questo, no? Non c'è bisogno di andare a sottolineare. Io mi immagino che un giornale tipicamente maschile fino ad oggi, che è la Gazzetta dello Sport, è sempre stato rosa. Infatti, eppure io non ho mai visto tanti uomini vestiti di rosa. Cioè, queste sono provocazioni. Vero, io ho una camicia rosa bellissima, sì. Devo dire, che metto spesso quando vado a ballare. E purtroppo non vado quasi mai a ballare. Perché non ha scopolato il rosa? Quindi... perché siamo stati molto molto a lungo in un sistema che diceva alle donne cosa fare. Ma sono degli stigma culturali, cioè il rosa è donna e l'azzurro è maschio, cioè dobbiamo avere, ci vuole tempo, come per tutti i passaggi culturali, che nel nostro paese sono tanti quelli da fare, bisogna avere pazienza e non si può pretendere di avere un cambiamento domani mattina. Telefonata, pronto, buongiorno! Buongiorno, anch'io velocissimo. Sì. D'accordissimo per la fila unica uomini e donne, però mi sembra un intervento un po' ipocrita e comunque parziale, perché nei registri elettorali c'è ancora la suddivisione tra uomini e donne, grazie. Grazie mille, questo è vero. È vero, infatti il motivo per cui si è deciso di fare la fila unica è proprio perché purtroppo i registri elettorali si cambiano a livello nazionale e sapete che con una destra ideologica come quella di Giorgia Meloni, che su questa cosa griderebbe allo scandalo, purtroppo è molto difficile da fare, e anche, devo dire, le forze politiche presenti in Parlamento prima, anche di centrosinistra, non l'hanno fatto. Intanto iniziamo a dare un primo passaggio in avanti in questo momento storico, e penso che Gaia Romagna abbia fatto bene aprire questa via. Ecco, Carusi, se Giorgia Meloni è stata votata da tanti italiani, non significa che poi tanti alla fine, al di là di quello che è il dibattito, il monologo della Ferragni a Sanremo, poi l'applaudano in studio, nell'Ariston, ma poi di fatto la pensino, non abbiano il coraggio di dirlo magari pubblicamente perché verrebbero attaccati? Giorgia Meloni ha costruito un consenso impressionante. Se pensiamo che più o meno 10 anni fa era il 3% e oggi viaggiamo oltre il 30, fa davvero pensare. Fa pensare che la politica non è stata in grado di dare altre risposte. La destra di oggi punta su un populismo, su una demagogia che è tristissima, perché il livello della politica si è abbassato tantissimo, si prende per la pancia le persone quando le persone vanno prese per la testa. Perché quando le persone mi dicono ma io ho votato PD per tutta la vita, ho votato Forza Italia per tutta la vita e adesso vado avanti così perché sono le... Ma no, non è così che funziona. Bisogna, sì certo c'è un'affezione, lo posso capire, ma si vota con la testa, non con il cuore, col sentimento. Quindi i fedeli di Giorgia Meloni si esprimessero con la massima libertà e soprattutto si mettessero in discussione. Allora, devo andare in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci in studio con Metropolis. Allora, continuiamo a parlare insieme. Ringrazio e saluto connessa con noi l'onorevole Cristina Rostello, candidata per Forza Italia in Regione Lombardia. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui. Parliamo di, abbiamo parlato anche di questo Sanremo e di tutte le polemiche che ha portato, con tanto di dichiarazioni anche del ministro Salvini, di Potere al Popolo e degli vari esponenti politici. Ora ci concentriamo sulle regionali, perché ovviamente il 12 e il 13 si vota e al di là dei temi si apre un tema nel tema, ovvero che ai seggi ci sarà una fila unica per gli uomini e donne insieme per tutelare i diritti dei transgender. Allora, in studio Romano del PD e Carusi sono d'accordo. Lei come si pone con questa decisione? È giusto che ci sia una fila unica? Allora, poi ovviamente le votazioni sono, i registri sono ancora uomo e donna divisi per il momento. Ma sì, io dico che in questo momento stanno cambiando tante prospettive e bisogna anche capire che ci vuole un apparato che si deve organizzare. Non starei a fare una polemica francamente su fila o non fila, perché dal mio punto di vista si vede che l'opinione sociale è cambiata e che ci sono più spazi. È giusto rivendicare le situazioni appunto per ogni posizione, ogni situazione e ogni persona, e per la propria libertà individuale. Bisogna però anche capire che ci sono degli apparati amministrativi, delle organizzazioni che sono ancora in allestimento, ci sono delle difficoltà. Quindi bene dare un segnale, ma bisogna anche capire che ci sono delle realtà operative che si devono adeguare nel tempo. Non si può avere diciamo una battaglia di rivendicazione non costruttiva, io penso questo. Ecco, poi c'era anche la questione portata, mandata al Comune di Milano, Romano non so se lo sapevi, dei seggi elettorali da parte di molte famiglie che dicono non è giusto che le scuole vengano chiuse per due giorni, ci create, comunque dicono la politica deve dare un servizio, ci state già creando un disservizio, tra virgolette. Beh, sicuramente è difficile però spostarla, perché dovresti cambiare anche le schede elettorali, no? No, ma più ancora che cambiare le schede elettorali c'è un tema di trovare un numero di luoghi sufficienti dove farlo. Io sono in realtà molto favorevole a questo tipo di ragionamento, cioè cercare di liberare progressivamente le scuole, capendo da quali partire dal peso delle elezioni. Certo è che un centrodestra che fissa le elezioni comprendendo il lunedì evidentemente non aiuta, perché rende più complessa l'esercizio di chiusura e di spoglio bloccando più giorni. Basterebbe fissarle nel weekend, come è normale che sia. Sapete perché le hanno fissate anche col lunedì? Beh, perché le hanno anticipate alla prima data possibile, perché avevano paura di andare al voto dopo quello che hanno fatto con il Covid, dopo aver messo i malati di Covid nell'RSA, dopo aver fallito nella gestione della pandemia, e volevano rendere la campagna elettorale più breve per le forze che invece proponevano un'alternativa. Detto ciò, per riuscire a spostare tutto via dalle scuole bisogna trovare spazi molto ingenti in termini numerici, perché devono essere spazi in cui è possibile accumulare tutte le persone che devono andare a votare. Carusi, si era parlato di fabbrica del vapore, di zone, parliamo per Milano ovviamente, per esempio, dove c'erano stati i centri vaccinali che sono ampie. Ma certo, ma si deve con urgenza partire con delle sperimentazioni. Questo perché votare nelle scuole ha due grandi implicazioni. La prima è che stiamo interrompendo comunque il processo formativo degli studenti con due giorni a casa, perché rientrano il mercoledì, mi pare, totalmente ingiustificati. Secondo, andiamo a incidere su quelle famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà, che magari non possono permettersi la babysitter o non hanno i nonni, quindi questi bambini come fanno a lavorare questi genitori? A chi li lasciano? Ecco, allora, come è successo in altre città, per esempio nella città di Genova, è fondamentale partire con delle sperimentazioni, uno in altri luoghi, la fabbrica del vapore, il palazzo delle stelline, i musei, o anche ci sono... Abbiamo tantissimi esempi di votazioni che avvengono nelle piazze, e allora anche perché, per esempio, non adibire degli stand di quartiere, perché comunque il voto deve rimanere poi di prossimità, perché pensiamo agli anziani come fanno se no attraversare Milano. Però ecco, se non altro il comune, Milano è sempre un passo avanti, sempre all'avanguardia, si facesse promotore per, se non altro, di una sperimentazione. Onorevole Rossello, cosa ne pensa? Ma io condivido piuttosto l'orientamento della collega. Non è tanto una questione di lunedì, perché quando c'erano degli accessi diversi, lei sa bene che era la sinistra a chiedere l'allargamento delle date, quindi questa polemica evidenziata dal collega è proprio superflua. Invece, andando all'oggettiva difficoltà, gli spazi ci devono essere individuati. Genova è stata una risposta
sperimentale, molto propositiva e molto attenta, Milano è rimasta indietro, però appunto bisogna chiedersi anche come mai l'amministrazione non ci abbia pensato. Scrivono da casa in realtà ancora sul tema di Sanremo, ma magari chiedo direttamente a lei, visto che fa parte della coalizione di centrodestra. Salvini non voleva il video di Zelensky a Sanremo, non vuole la pallavolista Egonu e insieme a Fratelli d'Italia non vuole il cantante transgender, mancava il veto a Mattarella. In realtà ha detto anche che Mattarella, se vuole divertirsi, li può farlo, ma la Costituzione poi... Cosa ne dice? Ma noi abbiamo un'impostazione molto su questo molto liberale, nel senso che rappresentiamo molto l'apertura per il pensiero dell'individuo e quindi Sanremo è un momento di comunicazione nell'ambito musicale alla popolazione ed è un modo anche di esprimersi conosciuto a livello europeo. Quindi se diventa un contenitore equo, è un contenitore che dà degli spazi non strumentalizzati, è benissimo, un'attività di servizio importante. Ovviamente però si vedono magari certe sfaccettature che poi stonano, no? E connotano. E invece una emittente di servizio dovrebbe probabilmente interrogarsi un po' su certi approcci e cercare di dare spazio a tutti. Ecco, questo è un mio pensiero, che poi è un pensiero molto liberale, ecco. Non farei delle polemiche su questo perché è uno spaccato sociale un po' strumentalizzato per certi aspetti, è vero. Telefonata, sentiamo i telespettatori, pronto? Sì, buongiorno, vorrei fare una domanda fuori dal tema, se è possibile. Sì. Volevo chiedere ai candidati, no, a proposito di sanità, se prenderanno ordini dalla società di consulenze, la McKinsey, che ha al governo, cioè l'ufficio al governo a Roma dal 2014, o prenderanno iniziative senza ordini al di fuori dello Stato italiano. Grazie. Grazie. Candidati, chiediamo a voi. Prenderete ordini? Ma penso che sia superfluo rispondere che nessuno prende ordini. Io credo che la cosa più importante da fare, indipendentemente da chi supporta poi l'azione di governo, sia in tema sanitario, che ricordo essere la competenza per eccellenza delle regioni. Se pensiamo a Regione Lombardia, oltre il 75% del budget viene investito in materia sanitaria, parliamo di 22 miliardi, quindi una cifra non proprio ridicola da gestire, sia quella di aprire un tavolo di confronto con operatori sanitari, medici, infermieri, categorie, eccetera, per capire quali sono davvero necessità, bisogni e come bisogna agire, perché qua il politico non è che nasce tuttologo, esperto di sanità, di trasporti, di quant'altro. Bisogna partire da quelli che sono i veri problemi, le vere esigenze e portargli a una risposta. Poi la risposta, insomma, su un supporto come quello di McKinsey è operativo, di sicuro non detta la linea politica, ecco. Ecco Romano, questa cosa che ha detto Carusi però secondo me è importante anche da ribadire, cioè ognuno di voi ha una sua competenza, una sua cosa in particolare, poi ovviamente bisogna amministrare, bisogna fare in modo che le cose funzionino, non essere tuttologi. Sì, non bisogna essere tuttologi, ma penso non serve essere tuttologi in questa regione per dire che le realtà da cui non vogliamo prendere ordini non sono tanto McKinsey, ma quanto nello specifico in Lombardia il sistema di sanità privata, che ormai è dato di cronaca, a livello di lobby ha orientato molte delle riforme sanitarie. Io penso all'ultima riforma, la legge 22 di Letizia Moratti, che fa una cosa folle all'interno di un servizio pubblico, cioè rende equipollenti, equiparati, uguali la sanità pubblica e la sanità privata, con la differenza che la sanità pubblica deve offrire tutti i servizi che servono al cittadino, anche quelli più costosi, anche quelli più difficili da offrire, quelli su cui molto spesso si creano i ritardi delle liste d'attesa, mentre la sanità privata, un po' come in un ristorante alla carta, ordina i servizi pubblici che vuole offrire, che sono quelli più remunerativi, incamera un sacco di risorse pubbliche e non aiuta il pubblico invece sulle cose di cui avremo bisogno. Io credo che al posto di prendere ordine alla sanità privata dovremmo tornare a far sì che la governance della sanità, la gestione della sanità sia pubblica, il che vuol dire investire sui nostri ospedali pubblici e poi avere un rapporto col privato di chiarezza, per cui se vuoi utilizzare i fondi pubblici per erogare dei servizi che a quel punto diventano pubblici, i servizi li decidiamo insieme e li decide il pubblico in base ai bisogni dei cittadini e delle cittadine. Non può più essere che lo decida il privato stesso e che ci troviamo a avere 22 cardiochirurgie in tutta la Lombardia
Lombardia quando tutta la Francia ne ha 21, perché quello è un modo per fare cassa e per utilizzare i soldi dei contribuenti lombardi per arricchire qualcuno, ed è inaccettabile. Rossello, come sarà la linea eventuale di prosecuzione con delle migliorie per quanto riguarda la sanità? Ma appunto radicalmente opposto a quello che dice questo collega, che evidentemente non conosce il sistema attuale, come si sta muovendo e le politiche che sono state portate avanti. Purtroppo lo conosco molto bene. Di efficientamento a pronto soccorso, e quindi secondo noi sarà molto importante efficientare questa parte. Poi un potenziamento e uno sviluppo sul concetto, e questo ci è stato insegnato anche dall'esperienza pandemica, della sanità di quartiere, anche un lavoro di potenziamento sulla telemedicina. Sono arrivata proprio adesso da incontri in istituti sanitari dove si sta parlando di esperienze già da 2 anni implementate sulla telemedicina, che hanno dato dei buoni risultati, soprattutto nella pediatria. E poi incentivazioni a personale sanitario, in particolare infermieri, per i quali la politica governativa degli ultimi anni è stata nazionale, è stata una politica volta al numero chiuso, alla scarsa formazione, e quindi adesso bisogna incentivare. Credo che tutti i colleghi su questo siano d'accordo, che dobbiamo cercare di fare un lavoro più formativo e più di apertura e anche più catalizzante per queste categorie. Poi c'è il tema del piano di smaltimento delle liste d'attesa, sui quali si sta mettendo mano, e già ci sono stati dei miglioramenti ancora in progressivo, e speriamo in una continuazione di questa proposta. E poi io inserirei anche delle borse di studio per gli specializzandi, perché molto spesso il tema è anche quello della formazione post universitaria e dei costi che ci sono per questi ragazzi per venire per la Lombardia, soprattutto perché la nostra regione è più cara sotto il profilo della vivibilità rispetto ad altre regioni, e quindi anche per i giovani è un po' più faticoso. Assolutamente, io penso che tutti penso siano che d'accordo. Non sia da discutere. Sì. No? No, assolutamente sì. No. C'è da dire che, allora, quando si parla di sanità potremmo aprire 10 capitoli tutti molto ampi. Sicuramente il ruolo della politica è far funzionare il pubblico, quindi le dinamiche tra pubblico e privato sicuramente vanno aggiustate, vanno riviste, vanno efficientate, ma demonizzare il privato non è la risposta, perché tutti i mali della nostra sanità non stanno sicuramente nel privato. In più, premessa che spesso ci dimentichiamo di fare e che secondo me è corretto invece fare, è che rimaniamo comunque nelle sanità più eccellenti d'Italia e non solo. Certo è che fuori dall'ospedale, prima e dopo, ci sono tante carenze. I grandi temi sono 3. Il primo, il più importante, sono le liste d'attesa, perché questo cosa vuol dire? Vuol dire minare al diritto alla salute, perché se io per fare un esame potenzialmente salvavita devo aspettare o 10 mesi o pagare domani, se non posso pagare questo diritto non mi è garantito. Ma ci sono molte incomprensioni su questo, molte. Faccio un esempio che riporto sempre. È importante valutare il rapporto tra domanda e offerta, cioè se noi aumentassimo le prestazioni, quindi anche col supporto del privato, del 50%, la domanda aumenterebbe del 50%, e allora è ovvio che la risposta non sta nell'offerta, ma sta nella domanda. Cos'è la domanda? La prescrizione. E su quello, sull'iperprescrizione che oggi i medici fanno per tutelarsi, la cosiddetta medicina difensiva, è solo un esempio, ce ne sono tanti altri, si potrebbe agire. Se noi cominciassimo a deficientare e per esempio ad agire su questa leva, già sulle liste d'attesa vedremmo un grande miglioramento. Allora, fermati un attimo sulle liste d'attesa. Al volo la telefonata, 30 secondi per non lasciarvi in attesa, e poi andiamo in pubblicità e vi rispondiamo dopo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Mauro da Milano. Buongiorno Mauro. Visto che si parla di file in attesa di persone, la solita cosa, penso che comunque sia, lo Stato dovrebbe prendersi un impegno economico non indifferente. Il problema è che se ti attacchi al PNRR e poi li devi restituire, purtroppo bisogna improntare tutto sul lavoro, dove comunque se lavori paghi le tasse, fai gli scontrini, fai le fatture, insomma emetti incassi e metti del denaro, lo Stato fa cassa, può permettersi di, diciamo, di migliorare la situazione, se no rimandiamo il problema ai figli e ai figli dei nostri figli. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, giorni di campagna elettorale infuocata, quindi ringrazio l'onorevole Rossello che ci saluta, non si riconnetterà dopo la pubblicità. Grazie di cuore a tutti. Buongiorno, saluto anche ai colleghi e ai telespettatori. Un saluto, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco.
Rieccoci in studio, grazie per l'attesa. Allora, verso la volata finale, noi abbiamo scritto il nostro titolo "Andrai a votare", perché questa è una delle grandi incognite, l'affluenza, il fatto che comunque al di là del giorno e delle file, poi domenica e lunedì siamo chiamati a un voto importante ed è molto importante andare a votare. Allora, visto che voi siete anche giovani e tra le persone che meno andranno a votare, oltre a alcuni dei nostri telespettatori che ci diranno poi tra 2 o 3 giorni se qualcuno di voi li ha convinti in qualche modo, ci sono anche i giovani. Perché i giovani vanno poco a votare? Ma in realtà non è che i giovani vadano poco a votare, è che la politica non si occupa dei problemi della nostra generazione, quindi molto spesso è più difficile capire perché il proprio voto è importante. In realtà il nostro voto è fondamentale, proprio perché se la politica non si occupa dei nostri problemi, noi dobbiamo sostenere quelle realtà, quei partiti o quelle persone che di quei problemi si occupano. Penso a livello regionale al diritto allo studio, noi abbiamo una delle regioni che investe meno sul diritto allo studio in proporzione, con le borse di studio più basse, addirittura non coprendo le richieste di borse di studio che ci sono, lasciando ragazze e ragazzi senza il diritto a studiare. Penso agli stage sottopagati, in una regione in cui puoi pagare uno stage 300 euro al mese nel pubblico, uno dei livelli più bassi d'Italia, o penso al tema della salute mentale, su cui non si è fatto niente per 28 anni. Credo che però a questo giro i giovani abbiano un altro motivo per andare a votare, che è quello di sostenere un modello differente, perché dopo 28 anni in Regione Lombardia sentire l'esponente del centrodestra che prima diceva faremo, diremo, investiremo, governate da 28 anni, in 28 anni non avete cambiato una virgola, avete chiuso la sanità territoriale che adesso dite voler aprire, avete detto addirittura con Giorgetti della Lega che i medici di base non servono a niente. Beh, se non è un momento questo in cui tutte le generazioni devono andare a votare per chiedere una Lombardia radicalmente diversa rispetto a quella che abbiamo avuto finora, non saprei in quale altro momento farlo. Ecco, Carusi, scrivono: sinceramente non credo che andrò a votare perché sono tutti bravi a parlare, il problema sono i fatti che non li fanno. Probabilmente c'è anche un po' di sfiducia data dal fatto che ci si aspettava delle cose dai governi passati, non è arrivata. Parlo anche a livello nazionale, non solo regionale. Certo, beh, il partito in cui milito si chiama Azione. Quindi nasce proprio dalla consapevolezza che per tanti anni la politica si è riempita la bocca di battaglie, di proposte che poi sono rimaste nell'etere, e questo i nostri cittadini lo vedono e i giovani lo vedono ancora di più, ed è per questo che Azione nella fascia dei giovanissimi è stato il partito più votato alle politiche, perché secondo noi siamo stati in grado di finalmente parlare veramente ai giovani con delle proposte che fossero delle proposte concrete, pragmatiche, serie, perché spesso siamo criticati di essere un po' i burocrati, i tecnocrati, perché oltre che di visione, di ideali, che per fortuna abbiamo, ci piace parlare però di concretezza, perché poi senza i fondi le cose non si fanno, senza le competenze le cose non si fanno e così via. Questo della partecipazione è il tema a me più caro, e soprattutto quello che riguarda la partecipazione giovanile, quindi mi prendo questo spazio proprio per invitare i miei coetanei, ma anche chi è più giovane di me, io ho 27 anni e quindi chi ne ha 10 meno già può cominciare a votare. Ecco, spesso quello che allontana è che non si comprende quanto dalla politica passi davvero tutto ciò che riguarda la nostra vita, perché dobbiamo anche smetterla di rinchiudere i giovani a dover parlare solo di cose da giovani, quindi i giovani parlano di diritto allo studio, di università, giustissimo, non sto dicendo questo, ma i giovani devono spendersi per il paese, perché sanità, trasporti, sì certo, formazione, lavoro, tutto ciò che riguarda la nostra vita passa per la politica. Allora, se non vogliamo che sia qualcun altro a decidere per noi, dobbiamo attivarci. Questa è una bellissima campagna in cui farlo, perché c'è il voto di preferenza, si mette il nome, quindi indipendentemente da Fontana, Moratti, Maiorino, si possono scegliere le persone che c'è, giustissimo, però si può scegliere, poi si possono scegliere i candidati come me, come Paolo, come l'onorevole che era prima con noi, che davvero possano sedere in consiglio regionale e rappresentarci. Telefonata, pronto? Largo ai giovani. Buongiorno, chi parla? Perché sono loro il futuro, e quindi i giovani devono andare soprattutto loro. Noi vecchi dovremmo farci da parte. Grazie per la telefonata. Allora, dicevamo i 3 punti sulla sanità che non avevamo terminato di esplicare prima. Medici di base e medicina territoriale mancavano, oltre alle liste di attesa. Che cosa pensa di fare Maiorino e che cosa pensa di fare Moratti? Inizio io. Allora, medici di medicina generale, io lo paragono spesso al climate change. Siamo già in fase di non si può più tornare indietro, bisogna assestare. Quindi assestare vuol dire provare a pensare a dei piani alternativi. Faccio alcuni esempi, ci sono delle sperimentazioni
questo perché? Perché i medici di base, premessa, scusate, non ci sono, saranno sempre meno perché la maggior parte ha più di 50 anni e spesso andrà in pensione, e ovviamente chi oggi inizia medicina sarà pronto tra 7-8 anni. Quindi in primis cominciare ad incentivare verso questa specializzazione, perché nessuno la vuole fare. Certo, perché il medico di base è diventato un burocrate che non fa più il medico, che è sottopagato, vorrei vedere chi lo vuole fare. Quindi intanto questo, quindi lavorare a creare delle condizioni migliori, ma anche pensare dei piani alternativi, quindi investire su innovazione, telemedicina si diceva, o anche per esempio ci sono sperimentazioni con ambulatori gestiti da guardie mediche e da infermieri. Medicina territoriale, ci siamo resi conto che certo sanità non deve essere fatta tutta in ospedale, oggi che tu abbia un'emorragia interna, un taglietto alla mano, vai al pronto soccorso, questo non deve essere più possibile, come non deve essere possibile che il triage venga fatto in pronto soccorso. Quindi pensare a, in primis, a risistemare il modello dei medici di base, per esempio accorpandoli, agevolandoli, e tutto quanto detto prima. Seconda cosa, case di comunità, quindi creare un presidio ospedaliero intermedio che possa però fare prestazioni ambulatoriali, specialistiche e quant'altro. E terzo, mi viene da dire, per esempio, anche le farmacie. Chi di voi da casa non si è fatto un tampone in farmacia o addirittura si è fatto il vaccino in farmacia? Ecco, la farmacia, senza sostituirsi al medico, potrebbe però proporre tantissime prestazioni che potrebbe così da sgravare appunto ospedali. Allora, telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Anna, parlo da Milano. Ben trovata, Anna. Auguri a tutti voi. Di buon proseguimento del vostro lavoro. Non sono d'accordo con il signore di prima. Anche noi anziani abbiamo il diritto e dovere di votare. Io dico sempre, se non vado a votare non posso criticare. Per cui io andrò a votare, ho 91 anni, andrò a votare perché è un mio diritto, ma soprattutto è un mio dovere. E lo dico a tutti quanti, vecchi, giovani che siano, dobbiamo andare a votare. Poi il partito lo scegliamo, quello che ci è più simpatico, però dobbiamo votare perché è un nostro diritto ma anche un nostro dovere. Auguri a voi tutti. Grazie, grazie signora Anna, mi fa piacere la sua telefonata, mi fa piacere anche il messaggio che ha voluto mandare. Poi tanto se non votiamo qualcuno, qualcuno ce l'ha comunque, quindi ci rappresenterà. Quello che diceva Carusi, aggiungerei anche il fatto di sgravare, oltre a pagare bene, oltre che a incentivare, anche a sgravare un po' dalla responsabilità, perché comunque io ricordo il medico di base del paese di mia nonna, la curava, le dava delle soluzioni magari immediate, però non veniva poi indagato. Se adesso c'è anche la paura che se non ti mandano a fare l'esame strumentale, comunque non ti possono dare una cura. L'esame va prescritto da professionista, quindi devi andare comunque, cioè c'è un iter, anche volendo uno scarico giusto per qualche verso di responsabilità. C'è sicuramente una burocrazia eccessiva nel percorso di cura oggi. Mi sento di aggiungere che non c'è solo un tema di medici di base, appunto, a volte incastrati nel loro ruolo, non c'è solo un tema di sanità territoriale che è fondamentale e su cui bisogna trovare le modalità per tenere medici e infermieri nel pubblico, ad esempio evitando che vadano nel privato perché al privato vengono date più risorse e quindi può garantire stipendi più alti, ed è una cosa molto grave che si fa qua in Lombardia, ma anche dando dignità alle professioniste e professionisti della sanità. Noi abbiamo passato tutto il Covid a elogiarli, a dire che ci stavano salvando, e poi quello che succede è che l'unico momento in cui Fontana, che per 5 anni ci ha detto che il contratto dei medici e il contratto degli infermieri è nazionale, quindi non si possono aumentare gli stipendi, trova incredibilmente le risorse per aumentare gli stipendi e a 2 settimane dal voto dando 100 euro in più ai medici di base, allora ai medici di pronto soccorso. Allora evidentemente gli stipendi si potevano alzare, e il presidente Fontana ha mentito per 5 anni quando l'opposizione lo chiedeva. Abbiamo bisogno di dare stipendi decenti a medici e infermieri per evitare che fuggano all'estero nel privato e che vengano riconosciuti nella loro professionalità, ma soprattutto per riattrarre medici e infermieri nel pubblico, perché altrimenti quelli che ci sono costretti a turni massacranti che non solo rovinano le loro vite, ma rovinano la qualità della cura che noi tutte e tutti riceviamo. Diamo davvero un po' la priorità alla salute in questo paese, e credo che la salute sia uno di quei temi che crea un patto tra generazioni, perché ne ha bisogno un ragazzo di 20 anni, ne ha bisogno la signora che ci ha chiamato da casa, che ha speso parole bellissime, che ne ha 90, ed è un bisogno primario di tutte e tutti noi. Allora, telefonata, pronto? Buongiorno, sono Giuliano da Milano. Buongiorno, prego. Ho un accordo alla ragazza del lavoro in Italia, eccetera. Il problema è questo, che io ogni 2 anni lavoro in sicurezza. Io ho avuto l'età di lavorare in Italia, perché se io non sono andato in Italia, andavo all'estero a lavorare. Sono risultati migliori all'estero rispetto all'Italia. E da non ci sono contratti adeguati per lavorare. Però magari un anno, 2 anni poi ti lasciano a casa.
deve cercare altro. È giusto questo, Italia? Grazie. Perché non ci sono. Devo salutarti perché sono in chiusura. Puoi rispondere in 10 secondi proprio? No, assolutamente. Poi forse questo ragazzo chiamava da Milano e quindi assolutamente Milano ha un problema grandissimo in questo senso, perché abbiamo un rapporto tra stipendi e costo della vita indecente, ecco, indecente è la parola corretta. Quindi sicuramente c'è tantissimo da fare, io non ho detto niente contro questo, quindi non so quale sarà l'appiglio, ma comunque la regione ha delle competenze molto serie in ambito lavorativo, in primis per quanto riguarda anche i giovani, se pensiamo a formazione mondo del lavoro, per esempio con gli ITS, quindi potrebbe aprire un capitolo enorme, non so come rispondere in 30 secondi. Ne parleremo ovviamente, non so se riusciremo prima della fine della campagna elettorale, però ovviamente potete anche seguire i nostri candidati. Vi volevo mostrare velocemente un evento che ci sarà al di là di tutte le campagne domani, che è giovedì dalle 14 alle 16:30, con gli Angeli del Bello, che si prenderanno cura del parco di Piazzale Brescia a Milano, che è, sapete, la zona un po' di confine tra il centro e poi la periferia. Casa mia. Ecco, casa tua, per difendere e diffondere il bello di Milano. Praticamente questa associazione, come vedete dall'immagine, ha già pulito svariati parchi, piazze, pulito le acque di Naviglia, avevano trovato oltre che i rifiuti anche centinaia di biciclette e ritinteggiato alcuni muri imbrattati dalle stritte vandaliche. E tra l'altro le iniziative sono sempre accompagnate da dei momenti artistici, quindi domani ci sarà la tromba di Milano, Köhler, no? Che ha suonato anche la bella manudina nel derby e l'inno d'Italia al Gran Premio di Monza. Quindi chi vorrà andare domani giovedì 9 dalle 14 alle 16:30 si potrà diffondere il bello. Intanto grazie per aver diffuso le vostre proposte a Paolo Romano, candidato PD. Grazie a voi, e possiamo lanciare assieme un grande abbraccio al popolo turco, al popolo siriano, per quello che stanno vivendo in questo momento. Grazie per averlo fatto, grazie anche a Margherita Carusi, candidata a Azione Italia Viva Lombardia. Grazie, un saluto a tutti, ci vediamo domani alle 13, buon proseguimento, ciao.